È il 2015 e sono a Berlino per vedere Juventus-Barcellona. Il gol di Morata mi fa impazzire, è il pareggio che potrebbe valere la Champions League. Andando in distanza con la Coppa non l'abbiamo ancora vinta, ma anzi abbiamo perso un'altra finale. Da qua addirittura ho fatto venire fuori, sto a rosicare, ma questa è un'altra storia. Ho sempre amato parlare di YouTube come i 15 minuti di celebrità che ci dà il web. Berlino però, appunto, la Juventus chiese cosa siete disposti a fare per venire a vedere quella determinata partita praticamente all'estremità opposta della Germania? E un ragazzo che non mi ricordo neanche più come si chiama, ma che ho amico su Facebook e col quale ho fatto un video all'interno di YouTube, quindi famosi 15 minuti di celebrità, scrisse sul profilo ufficiale della Juventus che sarebbe stato disposto ad andare a Berlino a piedi pure di vedere la partita. Un po' come dissi io per Cristiano Ronaldo, ma non sono mai andato a piedi fino a Torino per la prima partita in casa. Lo so, sono un contaballe, ma speravo in una chiamata dalla Juventus per dare un po' di visibilità al mio canale. In quel caso l'avrei fatto veramente. Ma se mi chiedessero oggi cosa sarei disposto a fare per vedere la Juventus vincere la Champions e addirittura vederla allo stadio, magari incontrare anche giocatori come era successo a quel ragazzo, quel Nicolò, che ancora il cognome non mi viene, De Marchi forse, può essere. Ecco, davanti a una determinata richiesta mi bloccherei, non saprei veramente cosa rispondere. Beh, forse una camminata fino a Madrid sarei disposto a farla per questo 1º giugno, ma in questo caso sarei carente di fantasia perché è già stata utilizzata un'altra volta e non credo che la Juventus possa replicare un'altra volta. Cardiff era più difficile perché, insomma, a piedi. Ma tu, tifoso del Napoli, che vedo che stai guardando i miei video, o tu, tifoso della Roma, o tu, tifoso dell'Inter, o tu, tifoso del Milan, cosa saresti disposto a fare per, non lo so, vincere la Serie A, vincere la Coppa Italia, vincere la Supercoppa Italia, vincere la UEFA, vincere la Champions League, arrivare in Champions League, comprare Messi? Cosa saresti disposto a fare? È per questo che ti chiedo di passare qui sotto in descrizione dove troverai la mia mail. Con Instagram giri una breve storia, poi salvi il video e me lo mandi per mail. Voglio fare un breve collage inerente a tutti i tifosi di tutte le squadre in cui mi spiegano cosa sarebbero disposti a fare per arrivare a un determinato obiettivo della propria squadra. Sono sicuro, verrà fuori un video fantasmagorico. Quindi Luca, cosa saresti disposto a fare per vedere la Juventus vincere la Champions League a Madrid, dentro lo stadio, tutto spesato? Ecco, mentre voi mi mandate le vostre risposte, io ci penso e spero di non arrivare alla stessa conclusione che avrà un altro 29 a me. Content creator, la fantasia, la creatività e poi non so che cazzo dire.